Salve a tutti ragazzi, sto fine delle vacanze. Tutti incazzati neri, io lo vedo qui a Roma, tutti nervosi. E che vuoi fare? Purtroppo ogni cosa c'è un inizio e una fine. Chiudiamo questa parentesi triste. Oggi iniziamo un nuovo tutorial e parliamo degli amplificatori per cuffia. Sono importanti? Sì, no? Allora, quando uno ha delle cuffie di un certo livello, diciamo da 200-300 euro in su, l'amplificatore per cuffia è fondamentale. Quindi non attacchiamo una cuffia da 200, 300, 400 euro su un'uscita di un computer, un'uscita di una scheda audio. Diamogli un amplificatore per cuffie, assolutamente. Quindi, che dire, è importante l'amplificatore per cuffia. Oggi parliamo di amplificatori per cuffia, quelli da tavolo, no? Quelli portatili che si alimentano tramite l'USB, tutti quei giocattolini là. Parliamo di amplificatori seri. Mi hanno chiesto, esistono amplificatori che hanno anche il DAC incorporato, ok? E dice, cosa ne pensi? Allora, io ho un'idea mia, un'idea mia. L'amplificatore deve essere separato, il DAC separato, per un motivo ben preciso. Perché le migliorie degli amplificatori, dopo 3, 4, 5 anni, non è che siano enormi queste migliorie, quindi ti fai un buon amplificatore e ti dura, diciamo, occhio e croce per tutta la vita. Ok? Il DAC invece è soggetto a obsolescenza programmata, escono nuovi formati audio, nuove frequenze di campionamento e cose del genere. Quindi il DAC va preso a parte perché poi uno lo cambia. Che problema c'è? Lo cambi. L'amplificatore è un oggetto che rimane. Il DAC è ovvio, è soggetto a variazioni di formati. Ammettiamo che esce fuori un formato nuovo e il tuo DAC non ce l'ha, ti compri un nuovo DAC. È vero che il formato WAV, eccetera, eccetera, è ben lungimirante, ma che ne sappiamo se escono fuori dei formati streaming particolari? Non lo sappiamo. Quindi due unità separate, ampli e DAC. Ok? Fino a qua ci siamo. Vediamo adesso il discorso degli amplificatori. Che caratteristiche devono avere? Poi facciamo dei discorsi su un amplificatore che io ho. Farò un altro video, lo farò vedere dal vivo e tutto quanto. Adesso parliamo in via teorica degli amplificatori. Ok, passiamo alle slide. Amplificatori per cuffie. Caratteristiche, test di laboratorio del topping L70 e i moduli NFCA. Che cosa sono? Andiamo avanti. Le caratteristiche di un buon ampli. Una cosa importante che sottovalutano il 90% degli utenti è l'impedenza di uscita dell'amplificatore, cioè l'impedenza che c'ha il jack dove voi attaccate la cuffia. L'impedenza d'uscita deve essere estremamente bassa, sotto un ohm. Poi la risposta in frequenza deve essere lineare, piatta, quindi da 20 a 20.000 con una fluttuazione massima di 0,1. Parliamoci chiaro, l'amplificatore deve amplificare un segnale d'ingresso, ma non lo deve alterare. Quindi non esiste un amplificatore che colora il suono. L'amplificatore deve essere neutro. Quello che entra deve uscire, solamente che viene amplificato. Tutto qui. Quindi la risposta in frequenza dell'amplificatore deve essere lineare. Ok? Poi, rapporto segnale-rumore, SN elevato, maggiore di meno 110, quindi diciamo da anche 100, meno 100 dB, meno 120 dB, meno 130, meno 140. Praticamente è il fruscio dell'amplificatore. Più basso è, e meglio è. La distorsione armonica o distorsione anche di intermodulazione deve essere bassa. Qui ho messo minore di 0,01, quindi già siamo a un buon livello qui. Poi, velocità e transienti. Quanto è veloce l'amplificatore? Cioè il fronte di risalita dell'amplificatore, quanto è veloce? Più veloce è, e meglio è.
Altra cosa, l'uscita della cuffia sbilanciata e bilanciata. Ecco, qui cominciano i casini. Allora, un buon amplificatore per cuffie deve avere un'uscita sbilanciata per le cuffie sbilanciate, quelle col jack, queste qui, che sono sbilanciate. Eccolo qua. Ok, classico jack per cuffia, sinistro, destro e massa. Ok, e questo è una cosa. Poi deve anche avere l'uscita bilanciata. Perché questo? Lo vedremo. Quindi l'uscita sbilanciata, anche detta single-ended, e poi l'uscita bilanciata detta balanced. Poi è ovvio che l'amplificatore per cuffia deve avere una certa potenza. Quindi diciamo che sui 300 ohm di carico di cuffia deve avere almeno più di 500 milliwatt di uscita, se no che facciamo? Che amplificatore è? Andiamo avanti. Perché l'impedenza di uscita deve essere bassa? Vediamo lo schema. Abbiamo un segnale di ingresso, che potrebbe essere un compact disc, un'uscita di un computer, uno streaming, qualsiasi dispositivo. Poi abbiamo l'amplificatore. All'interno dell'amplificatore, ovviamente, lui ci avrà una Z-out, che cos'è? L'impedenza d'uscita, Z, impedenza d'uscita, che deve essere più bassa possibile. Poi abbiamo l'uscita e poi abbiamo il carico della cuffia, Z-load, che è l'impedenza della cuffia. Condizione migliore: bassa impedenza di uscita quando l'impedenza d'uscita Z-out è minore dell'impedenza di carico Z-load. Quindi la condizione deve essere che Z-out, l'impedenza d'uscita, deve essere molto ma molto inferiore della Z-load delle cuffie. È ovvio che le cuffie non ci sono tutte che hanno la stessa impedenza. Ci sono cuffie da 16 ohm, cuffie da 32 ohm, cuffie da 64 ohm, cuffie da 150 ohm, cuffie da 300 e poi delle cuffie anche da 600 ohm o addirittura qualcuna anche da 1000 ohm. Quindi il carico della cuffia, a seconda della cuffia che voi comprate, mica è detto che ci avete tutte 50 ohm, 70 ohm, 20 ohm. Quindi varia da un minimo, occhio e croce, 16, ma anche 12 ohm ho visto certe. Vediamo perché. Questa condizione è migliore perché la maggior parte della tensione V-source, cioè la tensione dell'uscita dell'amplificatore attraverso la sua impedenza d'uscita, appare attraverso il carico e pochissima tensione viene persa pilotando la corrente d'uscita attraverso l'impedenza di uscita. Ma adesso lo vediamo in dettaglio. Andiamo avanti. Allora, senza entrare in tecnicismi, perché sennò diventiamo matti, e ovviamente qui stiamo parlando di carichi puramente resistivi, perché la cuffia non è un carico puramente resistivo, la cuffia è un carico induttivo, che potrebbe essere induttivo, capacitivo e resistivo. Quindi le formule sarebbero più complesse, io non voglio entrare in merito perché sennò diventate matti, perché qui c'è da diventare pazzi. Allora io faccio un'indagine solo dal punto di vista di un carico resistivo, così giusto per darvi un'idea di quello che succede. Se la Z-out è uguale alla Z-load, quindi l'impedenza d'uscita dell'amplificatore è uguale all'impedenza del carico della cuffia, quindi mettiamo che siano 16 ohm l'uscita dell'amplificatore e 16 ohm il carico, io perdo il 50% di potenza, perché in realtà si forma come un partitore resistivo. Non vediamo la formula del partitore resistivo, comunque fidatevi, perdete il 50% della potenza. Se Z-out è 1 ohm e la cuffia è 300 ohm, perdo solo lo 0,34 di potenza. Se io ho l'uscita dell'amplificatore è 1 ohm di impedenza di uscita e la cuffia da 16 ohm, perdo il 5,89. Vedete, più la cuffia ha una bassa impedenza, più c'è perdita a parità di impedenza d'uscita dell'amplificatore. Se io prendo un amplificatore che ha 0,1 ohm, quindi ecco, questi già sono amplificatori di un certo livello che hanno un'impedenza di 0,1. Se io applico una cuffia da 16 ohm, perdo solo lo 0,63 di potenza rispetto a 5,89
se ci avessi un carico di uscita, un'impedenza d'uscita di 1 ohm. Quindi vedete come sono le cose? Attenzione, quindi dov'è importante l'impedenza di uscita? Sulle cuffie a bassa impedenza. Quindi sulle cuffie a bassa impedenza si fa sentire di più la perdita. Sulle cuffie ad alta impedenza, infatti, vedete, se io ho un amplificatoretto da 1 ohm d'uscita, che non è male, però c'è una cuffia da 300 ohm, io perdo solo 0,34. Quindi su cuffie ad alta impedenza io ho meno perdite a parità di impedenza di uscita dell'amplificatore. Però se ho cuffie che stanno intorno ai 16 ohm, 12 ohm, addirittura certe anche 10 ohm, la perdita è maggiore. Allora uno mi dice: allora Marco, facciamo una cosa, compriamo tutte cuffie da 300 ohm e abbiamo risolto. E no, mo vediamo il perché. Perché l'erogazione dell'amplificatore su un carico da 300 ohm non sarà mai un'erogazione su un carico da 16 ohm. Quindi su 16 ohm avrò molta più potenza d'uscita, su 300 avrò molta meno potenza d'uscita, e poi lo vediamo. Quindi attenzione, sono due cose diverse. L'impedenza d'uscita bassa va molto bene per i carichi bassi e quindi addirittura per i carichi alti. Quindi bisogna avere la minore impedenza d'uscita sull'amplificatore. Questo è fondamentale. E tanti non lo spiegano, non dicono niente. Dice, e allora perché non ne parlano sugli amplificatori per casse acustiche? Ma perché gli amplificatori per casse acustiche sappiamo già che una cassa acustica massimo può avere 8 ohm o 4 ohm, quindi sono solo due impedenze, certe sono anche da 6, però sono tutte impedenze molto basse. Quindi va da sé che il progettista progetta l'amplificatore per le casse già che prende in considerazione l'impedenza bassa di una cassa. Ok, sulle cuffie invece, visto che esistono cuffie che partono da 10 ohm, arrivare addirittura a 600 ohm, non dedicano molto e non curano molto l'impedenza d'uscita bassa degli amplificatori. Ecco dove sta la fregatura e il grande inganno. Andiamo avanti. Potenza e impedenza. Allora, questo è sempre il calcolo della serva, e attenzione, non prendo in considerazione i carichi induttivi e capacitivi di una cuffia, quindi tutta la parte reattiva. Ok, prendiamo solo la parte resistiva. La formula, la legge di Ohm dice che la potenza in watt è uguale a V al quadrato fratto R. R sarebbe la resistenza del carico. Ok? Quindi, eccolo qua. Se io ho un carico di 32 ohm, quindi se io ho una cuffia da 32 ohm, su un amplificatore, ammettiamo che ho 3,1 watt. Ok? Se io invece ci metto una cuffia da 300 ohm, lo vedete che io già non ho più 3,1 watt su 300 ohm, ma ho 0,33. Quindi attenzione, dobbiamo vedere pure la potenza d'uscita sui carichi elevati sull'amplificatore. Ok? Andiamo avanti. Oh, amplificatori con uscita bilanciata. Io vi consiglio sempre, anzi è obbligatorio, che voi comprate amplificatori che hanno sia l'uscita sbilanciata, la single ended, e sia l'uscita bilanciata. Per quali motivo? Perché, ve lo dico subito, l'uscita bilanciata ha le masse separate. Quindi abbiamo il canale destro che ha la sua massa, ok? Il canale sinistro che ha la sua massa. Addirittura alcuni amplificatori hanno due alimentazioni, un'alimentazione per il canale destro e un'alimentazione per il canale sinistro. Per quali motivo? In questa maniera noi abbiamo una separazione delle masse, abbiamo una maggior potenza, un miglior pilotaggio, un migliore risposta ai transienti, quindi l'uscita bilanciata è un altro mondo rispetto all'uscita sbilanciata, quella che hanno la massa in comune, che la maggior parte delle cuffie hanno quel jack da 6 e 35. Adesso il problema qual è? Che si vedono degli amplificatori che hanno, vedete, questo jack pannellato, no? Jack da pannello con questi quattro fori. Ma non è detto che se uno vede questo connettore davanti o dietro all'amplificatore è un amplificatore bilanciato sicuro, perché certi ti danno questo bel giacchettino e dove c'è meno L, quindi il left negativo, quindi la massa left e la massa right, quindi il 4 e il 2, sono in comune. Però
però ti danno questo bellissimo jack da pannello. Ah, bello, questo è bilanciato, questo amplificatore. E non è detto, perché può essere pure che il 4 e il 2 stanno in comune. E quindi c'è un'uscita sbilanciata e te lo spacciano per bilanciato. Allora come si fa a vedere se è un amplificatore bilanciato o sbilanciato? A parte andate sui forum di discussione, fate un grosso studio. Se avete l'opportunità di provarlo prima di comprarlo, misurate con un buon tester digitale importata OM, ok? Se tra il 4 e il 2, tra il piedino 4 e il piedino 2, non c'è continuità, quindi non è in corto il 4 e il 2, vuol dire che è bilanciato. Se invece c'è il corto tra il 4 e il 2, vuol dire che l'amplificatore è sbilanciato. Questo sempre amplificatore spento e staccata la spina. È un tester digitale, ok? Poi, che jack ci sono di solito su amplificatori di un certo livello? C'è l'XLR 4 pin, che è questo, che io ve lo consiglio assolutamente, che ci sia questo da pannello. Poi vi sono i jack bilanciati da 4,4 mm, sono dei TRS a 4 poli, ma sono piccolini, hanno certe volte dei problemi di contatto, a lungo andare si rompono, sono molto delicati. E poi c'è il classico jack sbilanciato da 6,35 mm. Allora, voi dovete vedere un amplificatore che abbia questo jack da pannello. Assolutamente, perché questo è il migliore in assoluto come resa meccanica e resa dei contatti. Di solito gli amplificatori di un certo livello hanno i Neutrik come marca. Quindi voi, quando cablerete una cuffia bilanciata, lo fate cablare, oppure già esiste, però gli cambiate il jack, mi raccomando, mettete i Neutrik, sia maschio e sia femmina. Di solito gli amplificatori di un certo livello già hanno il Neutrik maschio, già a pannello, ok? Ok, quindi qui attenzione, grandi inganni, eh? Andiamo ancora avanti. Oh, prendiamo adesso questo amplificatore. Allora, io questo ce l'ho, poi farò un video, ve lo faccio vedere dal vivo. Il Topping L70. Il Topping L70 è un amplificatore completamente bilanciato o sbilanciato. Allora, se vedete bene, c'è questo bellissimo famoso jack da pannello bilanciato. Questo è il TRS bilanciato a 4 poli, per piccolino. Vi sconsiglio di utilizzarlo, perché è molto delicato. E questo è il classico jack per cuffia 6,35 sbilanciato. Volume, poi c'ha tutte belle cose, poi le vedremo in seguito. Oh, che c'ha di bello questo amplificatore dietro? C'ha gli ingressi sbilanciati pin, sbilanciati jack o bilanciati XLR. Ma c'ha anche l'uscita, sia sbilanciata e anche sbilanciata in uscita e anche bilanciata in uscita. Quindi questo funziona anche da preamplificatore. Oppure ci piloti un amplificatore per casse o altre cose. Quindi questo è un gioiello su questo punto di vista, perché lui è molto versatile, perché tu gli entri con qualsiasi sorgente, bilanciata, sbilanciata, quello che è, c'hai un'uscita bilanciata, sbilanciata in linea, c'hai a livello di potenza di cuffia bilanciato, sbilanciato o bilanciato TRS, poi c'ha questi jack qua trigger, perché se voi prendete un DAC sempre della Topping, voi mettete il cavetto trigger, automaticamente quando accendete questo si accende anche sincronizzato il DAC, va bene? Poi qui c'ha un connettore USB-C che serve per l'aggiornamento firmware e basta. Una cosa molto importante è questo jackettino qua. Che fa questo jack? Questo jack, se noi lo mandiamo in su, ha la massa flottante. Dice, che ci facciamo con la massa flottante? Perché quando utilizzate tanti dispositivi si possono creare dei loop di massa e quindi dei ronzii dovuti al loop di massa. È una cosa un po' complessa, comunque fidatevi di quello che vi dico. Allora, con questo jackettino qua, se lo mettete in GND vuol dire che lui tiene tutte le masse in comune, quindi attaccate qualsiasi cosa. Per esempio anche della corrente, qui c'è il filo di terra. Ma se mettiamo lift, lui stacca
alcune masse in maniera tale da non avere loop di massa. Ok? Vediamo dentro come è fatto. È abbastanza ordinata. Questi sono i moduli NFCA, poi vediamo che cosa sono. La cosa molto bella di questo amplificatore è il volume, perché non ha un potenziometro normale. Lui commuta una serie di maglie resistive ad alta precisione e la sua commutazione va a mezzo dB per ogni step di commutazione. Questo che cosa comporta questo? Ecco perché io dico sempre prendete amplificatori che hanno i volumi tra virgolette digitali, ma non è digitale, è al controllo digitale, ma in realtà tutta questa parte qui che vedete è analogica perché sono tutti relè e queste sono tutte resistenze praticamente ad alta precisione e la commutazione di tutte queste resistenze formano l'attenuatore, ok? E lo vedete qua, meno 30 dB, però andate tutte a step di 0,5, ok? Fino, andate da meno, non mi, mi pare meno 40, meno 60 dB, fino ad arrivare a 0 dB, tutta step di mezzo dB, tutto in maniera a commutazione analogica a controllo digitale. Che vantaggi c'ha? Prima di tutto il potenziometro non scrocchia, primo, non fa gli scrocchietti. Seconda cosa, il discorso che il bilanciamento è perfetto, perché quando uno usa il potenziometro a bassissimo volume, a un certo punto sente che un pochetto il destro e il sinistro aumentano di volume rispetto all'altro. C'è una sorta di diafonia, una sorta di discrepanza tra destro e sinistro. Questo, anche se ti metti a meno 60 dB, tu c'hai meno 60 dB a destra e meno 60 dB a sinistra. Quindi un volume di altissima precisione, sembra quasi uno strumento di misura. Ok? Tutto qua, andiamo avanti. Vediamo le prestazioni di questo amplificatore. Allora, è un amplificatore per cuffia, ma è anche un preamplificatore, quindi va bene per utilizzo di un amplificatore per casse, roba del genere, quindi c'ha una versatilità enorme. C'ha un 4 pin XLR, il 4,4 balance e poi quello single ended che è sbilanciato da 6,3, già l'abbiamo visto. Il volume a relè a step di 0,5 dB, già l'abbiamo parlato, i moduli NFCA e poi ne parliamo. Vediamo che prestazioni c'è. Distorsione armonica 0,00055, questa è dichiarata dal costruttore. Poi vediamo più in là, tra un pochino, le vere prestazioni misurate in laboratorio, non da me ma da Audio Science Review. Poi il rapporto segnale-rumore dichiarato dal costruttore è di 146 dB. Poi abbiamo, guardate l'impedenza d'uscita, minore di 0,1. Ok? Guardate qui, questo è il rumore in volte RMS, non ci interessa per il momento, se no confondiamo troppo le idee. Potenza su 32 ohm, 7500 mW, sono 7 watt e mezzo. Su 32 ohm 7 watt e mezzo, diventate sordi, e su 300 ohm abbiamo un watt 1, ok, 1,150, quindi un watt 1, un watt 2 su 300 ohm, quindi vi rendete conto già le prestazioni dichiarate dal costruttore. Andiamo avanti. Distorsione su uscita bilanciata, quindi adesso prendiamo solamente l'uscita bilanciata, quindi cuffie bilanciate, uscita bilanciata. Sinusoide, abbiamo una tensione di 4 volt, ma ce l'abbiamo anche di più, noi ci abbiamo quasi 5,5 picco picco, vedete, meno 5,5 e più 5,5, e guardate la distorsione quanto è bassa. Allora, questo è il segnale campione a 1000 Hz, e questa è la sua distorsione con un segnale generato a 1000 Hz. Vedete, sta sotto i meno 145 dBA. Vi rendete conto la distorsione armonica? Quanto è bassa? Siamo sotto i meno 145. Ok, andiamo avanti. Risposta in frequenza. Allora, un quadretto è 0,5 e meno 0,5. A 20.000 sta qui. Praticamente è completamente flat. Forse sarà 0,01 dB di variazione, è immisurabile. A 100 kHz, qua giù, scende di mezzo dB. A 100 kHz,
Ma da 20 a 20.000 praticamente è uno spaghetto. Anzi, da 10 a 20.000 è uno spaghetto, quindi è perfetto. Andiamo avanti. Distorsione a 32 toni. Questa è una distorsione più impegnativa perché noi gli diamo 32 toni separati e vediamo la distorsione che succede sempre su un sistema bilanciato. Allora, vedete che la distorsione sta massimo massimo a 20 Hz tra destra e sinistro sotto i 110 dB. Ma la distorsione a 32 toni è molto impegnativa, per un amplificatore, perché un conto è dargli solo una frequenza, è un conto è dargli 32 frequenze in tempo reale. Ok? Quindi vedete, distorsione free range 21,7 bits. Superb, vuol dire che è superbo come prestazione, ok? E qui vediamo, la vediamo sul grafico, sta sotto i meno 110. È ovvio che siamo intorno ai 20 Hz, ma se andiamo dai 50 in poi, già stiamo, ecco qui, 120, 100, meno 115, poi andiamo sempre migliorando, ok? Quindi questo, distorsione 32 toni, andiamo avanti. Oh, potenza su 300 ohm, vediamo un po'. Allora, lui ovviamente può avere sia il low gain o l'high gain come uscita, ok? È ovvio che se mettiamo high gain peggioriamo un pochino il rapporto segnale-rumore. Comunque, vediamo le potenze. Abbiamo, mettendo low gain, 205 milliwatt. Eccellente, perché stiamo parlando di un pilotaggio a basso guadagno. E abbiamo 205 milliwatt, quindi è eccellente la cosa. Qui vediamo la distorsione armonica come arriva a un certo punto, dopo c'è il clipping perché interviene la protezione dell'amplificatore quando noi alziamo troppo il volume, no? Però fino a 205 mW lui la distorsione la tiene bassissima, siamo intorno ai meno 115 dB. Se mettiamo invece l'high gain, che penalizza un pochettino il rumore di fondo, ma poi lo penalizza, non si sa nemmeno di quanto. Abbiamo un watt di potenza d'uscita a 300 ohm. Un watt a 300 ohm. Quindi vi rendete conto di che parliamo. Andiamo avanti. Vediamo invece una cuffia da 32 ohm, come la pilota. Qui siamo proprio in fantascienza. 7 watt di potenza con high gain e low gain 1,9 watt. Ma vi rendete conto che in cuffia 1,9 watt, 7 watt, cioè diventate sordi, non è uno scherzo. Avete delle pressioni acustiche incredibili, potete anche arrivare a 130-140 dB, diventate sordi. Quindi lui ha un ampio margine di potenza per pilotare qualsiasi cuffia, dalle cuffie da bassa impedenza, tipo questa da 32 e quella da 300. Andiamo avanti. Vediamo il rapporto segnale-rumore. Il rapporto segnale-rumore bilanciato 125,4-125,6, quindi siamo a 125, meno 125 dB di S su N su bilanciato XLR. Ok? Quindi questo poi lo vediamo, questo non lo prendiamo in considerazione, se no confondiamo le idee. Comunque, vedete questa cosa qua. Andiamo avanti. Che cosa sono questi benedetti moduli NFCA? Significa NFCA, significa Nested Feedback Composite Amplifier, cioè un amplificatore composito a controreazione nidificata. E che è? Star Trek, astronavi, le cose, si chiama così. Quindi sono dei moduli ibridi, ok? Però hanno dei grossi vantaggi e qualche piccolo svantaggio, poi lo vediamo. Comunque, questi moduli vengono adottati e sempre più migliorati nel tempo, ma adesso siamo già arrivati a un livello estremamente qualitativo e performante. Vantaggi: buona larghezza di banda oltre il megahertz. Vabbè, a noi ci interessa da 20 a 20.000, però lui arriva fino a un megahertz di risposta in frequenza, 1 milione di hertz. Poi ha una linearità, l'avete visto, è uno spaghetto. La distorsione è bassa, bassissima, siamo sotto 0,000. Velocità dei transienti è mostruosa. Ci abbiamo un basso rumore di fondo, fruscio, quindi il rapporto segnale-rumore ottimo.
Poi vabbè, che cos'è questo DC offset bassissimo? Che cos'è? Quando noi abbiamo un'onda sinusoidale, noi abbiamo un livello 0, ok? Quindi l'onda parte da 0, poi va su a un picco, che ne so, 4 volt, poi scende giù, meno 4. L'offset DC, quindi l'offset della corrente continua, è lo spostamento del riferimento 0. Quindi parecchi amplificatori hanno questo spostamento, ma di pochi millivolt, però ce l'hanno. Quindi praticamente non c'è più riferimento 0 quando passa per 0, ma in realtà lui passa, che ne so, mettiamoci a più 1, fa 1, 4, poi scende, meno 3, perché c'è il DC offset. Qui abbiamo un DC offset bassissimo, praticamente è 0. Infatti, vedete com'è fatto questo, l'amplificatore? C'ha un sistema d'amplificatore, poi c'ha una controreazione localizzata, ecco perché viene chiamata nidificata, perché ha una controreazione localizzata e poi una controreazione generale. Perché hanno fatto questa controreazione local negative feedback, quindi una controreazione nidificata? Per ottenere una maggiore stabilità dell'amplificatore, per non mandarlo subito in clipping, ok? È una cosa complessissima. Comunque prendetelo per buono così. Svantaggi, qualche svantaggio ce l'avrà. Potenze limitate, vabbè, ma noi che ci frega, tanto per le cuffie non è un problema, perché ecco, per un amplificatore per casse, certo, c'ha potenze limitate, ma per una cuffia, se uno già tira fuori 2 watt, 3 watt, che problema c'è? Quindi per le cuffie non è un problema, infatti vengono utilizzati molto per gli amplificatori per cuffie. E poi c'è un'alta impedenza d'uscita, ma che è stata risolta? Facendo caso che i vecchi NFCA avevano un'impedenza di circa una decina di ohm, 12 ohm, roba del genere, ma ti parlo 10-15 anni fa, poi piano piano sono stati sempre migliorati e quindi l'impedenza d'uscita, occhio e croce, stiamo sotto l'ohm, ok? Quindi non ci sono più problemi. È finito qua. Ragazzi, io che vi dico, ho fatto veramente due scatole grosse così, va bene così. Ok? Poi prossimo video ve lo faccio vedere dal vivo questo amplificatore. Meditate gente sugli amplificatori, sono molto importanti. Ciao.